Sono le 15:40 e iniziamo questa seconda parte della puntata di oggi di Picnic, un dialogo tra le generazioni. E come vi dicevo, abbiamo subito un'intervista sul tema del bullismo e del cyberbullismo, visto che oggi, mercoledì 7 febbraio, è proprio la giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo. Per parlarne abbiamo il piacere di avere in videocollegamento con noi Anna Foggia, che è la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Via R. Paribeni di Mentana, comune della provincia di Roma. Quindi le diamo subito il benvenuto a Picnic e anche su RBE. Grazie Giulia, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti e tutte. Perfetto, allora noi iniziamo subito appunto con una prima domanda, visto che il vostro IC, Istituto Comprensivo, è molto attivo nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo e in questi anni appunto avete messo in pratica, in campo, tante iniziative. Ma prima vorrei fare un piccolo passetto indietro e appunto chiedere a voi, a lei, che cosa sono il bullismo e il cyberbullismo, perché esistono tantissime sfaccettature di questi fenomeni e anche come stanno cambiando nel tempo. Quindi oggi che cosa sono? Come si sono trasformati? Allora, sicuramente la caratterizzazione del bullismo è quella della reiterazione, perché non qualunque atto aggressivo può essere definito bullismo, e il bullismo è caratterizzato da una intenzionalità, da una reiterazione, quindi ripetuta del tempo, e dall'elemento della prevaricazione agito nei confronti di una figura considerata più debole. Questa è la caratterizzazione, per sommi capi, per essere chiari. Chiaramente la trasposizione in cyberbullismo coinvolge anche l'evoluzione nel tempo, perché con l'utilizzo dei media, dei social media, si trasforma, va in rete e si amplifica a dismisura, esponenzialmente, senza controllo, perché al di là della tastiera noi non vediamo chi c'è, ci sono i profili fake, quindi sono identità anche fasulle molto spesso, e questo al prevaricatore, al bullo, al cyberbullo, come lo vogliamo chiamare, dà anche un vissuto di invulnerabilità. E non è identificabile e quindi agisce la peggiore aggressività che ritiene di agire individualmente un gruppo, chiaramente. Certo, grazie, è molto importante cominciare a definire il fenomeno, cominciare a dare dei nomi per capire meglio anche di che cosa stiamo parlando, e nel tempo appunto cambiano le cose, essendo fenomeni sociali evolvono. Ma arriviamo subito invece alla domanda più incentrata proprio sui vostri progetti. Voi siete un istituto comprensivo molto attivo, avete attivato in questi anni molti progetti, uno di questi si chiama Build Future Stop Bullying, ovvero costruisci il futuro, smettila di fare bullismo. È attivo dal 2015 ed è condotto insieme all'associazione Scosse ed è cofinanziato anche, tra l'altro, dalla Tavola Valdese 8x1000. È un progetto molto interessante perché, se non sbaglio, sensibilizza contemporaneamente ragazzi, insegnanti e genitori. È giusto lavorare in questo modo trasversale? È l'unico modo per lavorare in modo efficace. E quando mettiamo su dei percorsi sul bullismo, come anche su altri temi, e penso che l'obiettivo sia quello dell'efficacia, quanto riesco a raggiungere i miei obiettivi. Ora, sensibilizzare, prevenire, gestire, contrastare il bullismo non si può farlo senza un lavoro di squadra, un lavoro di squadra che chiaramente è fatto con e per gli alunni e le alunne, ma coinvolge ineludibilmente la comunità degli adulti che ruotano intorno ai ragazzi e alle ragazze. Quindi sicuramente tutta la comunità educante, la scuola, le agenzie educative anche esterne, il territorio, gli operatori che a vario titolo entrano nella scuola. Quando facciamo i corsi noi coinvolgiamo, per dire, anche i collaboratori scolastici, perché c'è da allinearci, da condividere innanzitutto dei valori e da allinearci su delle modalità di relazione. Quindi tutti devono condividere e le devono costruire insieme. E poi chiaramente l'agenzia educativa fondamentale, che è la famiglia. Cioè lì l'alleanza educativa è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che abbiamo. Il progetto di cui parla lei, a me piace tantissimo proprio la traduzione in italiano, costruiamo il futuro. Lo costruiamo perché l'obiettivo è proprio un futuro di benessere e di benestare,
perché chiaramente con l'agito della violenza stiamo male noi che la subiamo, stiamo male noi se siamo noi ad agirla, no? E, il progetto è fantastico, l'associazione di promozione scosse e di promozione sociale scosse ha una storia molto importante di promozione educativa. Io mi sono avvicinata a scosse tanti anni fa con Educare alle differenze, che è un percorso che coinvolge scuole di tutta Italia proprio a partire dalle pratiche agite quotidianamente, perché l'educazione alle differenze è uno dei capisaldi della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Abbiamo detto che il bullismo è contraddistinto dall'agito verso soggetti ritenuti più deboli, no? E quali sono quelli ritenuti più deboli? Quelli che sono individuati a qualche titolo come diversi, come differenti. Ma noi sappiamo che siamo tutti uguali perché siamo tutti diversi. Quindi se noi cominciamo a lavorare come fa scosse con questo progetto sulla decostruzione di stereotipi che portano a dei pregiudizi che si trasformano in agiti violenti, parlo di stereotipi di genere e nei confronti delle ragazze, delle donne, stereotipi di orientamento sessuale. Molti degli insulti che sentiamo ricorrere sono o sessisti o omofobici, no? Se pensiamo alle parole che più spesso vengono utilizzate per ingiuriare, stereotipi anche di provenienza geografica, razzismo, stereotipi in ordine alle abilità, pensiamo all'abilismo, le persone disabili sono dei soggetti molto, mi viene da dire, perseguitati da episodi di bullismo e bullismo in rete. E anche poi ci sono stereotipi di provenienza sociale, stigmatizzare qualcuno per le origini socio-culturali. Insomma, il lavoro sulla decostruzione degli stereotipi è assolutamente un caposaldo dell'azione di prevenzione. E poi ci sono altre azioni che mettiamo in campo quando, oltre alla prevenzione, c'è già da gestire o da contrastare bullismo già deflagrato, manifestatosi, no? E lì ritorniamo indietro a quello che dicevamo prima, il lavoro di squadra. Noi come scuola da anni abbiamo più di uno sportello d'ascolto per raccogliere i vissuti non solo di ragazzi e ragazze che sono vittime, che lo subiscono, ma anche di persone che li affiancano. Parliamo anche dei pari, dei compagni che non sanno come intervenire, come magari far rendere consapevole, perché la consapevolezza è importante, no? A volte non vogliamo vedere perché è troppo faticoso prendere atto. Quindi sportelli di ascolto dove possono rivolgersi anche compagni e compagne che assistono e non sanno come muoversi, quindi è giusto dare loro un supporto, degli strumenti, o anche i docenti, perché il personale scolastico, e al di là delle etichette che noi usiamo dare per comodità proprio di trattamento quotidiano, e ogni bullismo è diverso dall'altro, ogni situazione va calata nelle persone che agiscono da una parte e dall'altra, quindi il personale scolastico va supportato sempre, e alla stessa maniera le famiglie. Ecco di nuovo il lavoro di squadra. Certo, e a tal proposito voi mettete in pratica anche questa peer education, che è una metodologia specifica. Avete notato insomma dei miglioramenti da questo punto di vista, e tra l'altro, come diceva prima, avete anche un referente al bullismo e anche un modulo specifico da inviare quando si è vittime oppure testimoni di bullismo. Avete notato dei miglioramenti da quando avete messo in campo tutte queste azioni? Allora, la peer education, faccio un passo indietro, è una delle metodologie più efficaci proprio nell'educazione, anche nelle metodologie proprio di insegnamento di discipline. Possiamo spiegare di che cosa si tratta questa peer education? Cosa si tratta intende? Dell'educazione tra pari. Esatto, l'educazione tra pari. E è chiaro che se io sono un ragazzo o una ragazza di qualunque età, di 13 anni, 15 anni, 18 anni, sicuramente riconosco un appeal, un'attrazione maggiore a un messaggio che mi dà un pari, a cui magari riconosco un'autorevolezza per qualche ragione, un fascino, una competenza, no?
semplicemente perché mi attrae, piuttosto che se quello stesso messaggio mi arriva da un adulto che ha un ruolo di educatore o di educatrice. E quindi la peer education prevede la formazione di pari che però trasmettono dei valori positivi, perché spesso noi adulti ci terrorizziamo davanti all'intervento degli influencer, se ne parla tanto, e, davanti a figure negative, di leader negativi, allora a quel punto capovolgiamo. Ecco, la metodologia, una metodologia che nasce dalla peer education è quella della classe capovolta. Facciamo studiare i ragazzi e sono loro a portare la lezione in classe, perché sono più coinvolti loro e gli altri che l'ascoltano. Analogamente sul piano della diffusione di valori positivi, e si formano dei ragazzi che sono più interessati. Il referente della nostra scuola, che è il professor Alessandro Vini, bravissimo, e sta formando un gruppo di ragazzi e di ragazze che saranno in prima persona a parlare di come affrontare, gestire, interloquire con i pari sul bullismo e anche sul cyberbullismo, e anche incoraggiarli a lavorare con questi moduli che distribuiamo, che sono a loro disposizione, che possono essere compilati e riposti in cassette, chiaramente anche in modalità anonima, perché è giusto tutelare e incoraggiare chi ha delle timidezze, chiamiamole così, e abbiamo delle cassette della posta distribuite, oppure mandarle a una mail dedicata, che è quella della scuola, che è proprio stopbullismo@icparibenimentana.edu.it. Quindi stiamo facendo questo tipo di lavoro che, diciamo, va nella direzione della comunicazione efficace, perché noi dobbiamo perseguire tutti i canali che ci consentono di ottenere un'efficacia formativa. Certo, ed è molto interessante anche il fatto che utilizzate anche il teatro in qualche modo per riuscire ad arrivare ai ragazzi. Che attività teatrale avete messo in campo? Sta funzionando? Di che cosa si tratta nello specifico? Allora, il teatro è la metodologia per eccellenza, a mio avviso, chiaramente, perché intanto ti fa calare nei panni anche dell'altro, ti fa rivestire vari ruoli e ti educa all'empatia, ti educa alla comunicazione efficace, alla relazione. Stiamo parlando delle cosiddette life skills, le competenze di vita, le competenze trasversali che fanno star bene la persona, come individuo e nel proprio contesto sociale. Il teatro è quello che ti consente di entrare in campo e di vivere le varie condizioni di bullo, di vittima. E, allora, intanto un modello standard che utilizziamo per l'approccio teatrale è quello di far portare in scena ai ragazzi e alle ragazze delle situazioni reali. All'inizio dell'anno scolastico il professor Chini, il nostro referente per il bullismo, ha coinvolto alunni di classi particolari, diciamo, nelle quali bisognava assolutamente intervenire su questi temi, in una messa in scena di un processo organizzato con un istituto superiore del nostro territorio, che ha coinvolto professionalità della giurisprudenza. Quindi c'erano avvocati, avvocate vere, e uno di questi ha rivestito i panni di pubblico ministero, e i ragazzi hanno rivestito i panni di testimoni, di vittima, di difensore, e credo qualcuno addirittura proprio di pubblico ministero in una di queste situazioni organizzate. E diciamo, stare nei panni di ti consente molto di entrare, cioè è più difficile rimanere distanti rispetto a quello che potrebbe essere l'ascolto di una lezione frontale, dove tu puoi anche accogliere quello che ti viene detto, perché a raccontarla e a raccontarcela nessuno è contro la violenza, però poi la agiamo. Quindi dobbiamo sempre giocare sul cambiamento di ruolo.
Certo, un vero e proprio gioco di ruolo per mettersi in campo, in qualche modo prendere delle decisioni o comunque sia sentirsi coinvolti in prima persona. Io ringrazio tantissimo Anna Foggia, appunto la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Via R Paribeni di Mentana, appunto comune della provincia di Roma, e vi auguro appunto un buon proseguimento con tutte le vostre attività dedicate proprio al contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Grazie a lei Giulia, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato e grazie per l'occasione di questa bella chiacchierata.